Benvenuti a chi è connesso e chi ci vedrà poi durante quando il video sarà disponibile presso il sito dell'Università di Verona. Mi presento, sono il professor Fabene e sono il presidente del collegio didattico della laurea triennale in infermieristica, nonché della laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, sempre con sede a Verona e Bolzano. Diciamo così, da una parte facile, dall'altra difficile introdurre oggi l'argomento, no? Del perché studiare infermieristica. Diciamo che l'ondata Covid, oltre ad aver alterato tutti i vari, diciamo così, aspetti della vita comune, ha senz'altro anche cambiato radicalmente in più sensi il vissuto riguardo alla figura dell'infermiere. La figura dell'infermiere è passata rapidamente da una figura che tutto sommato era semplicemente di ausilio, di supporto ad altri professionisti nell'opinione pubblica, a una figura di primo piano in un team multidisciplinare. La prima ondata Covid ha senz'altro ha sottolineato l'estrema importanza oggi di questa figura professionale, ne parleremo poi ancora più in dettaglio nel corso della presentazione, così come poi nel corso della seconda ondata che stiamo vivendo, ha senz'altro posto anche tutta una serie di dubbi e di domande riguardo la professione. Perché? Perché senz'altro è una professione che oggi viene messa sotto la lente d'ingrandimento anche per le difficoltà che si è trovata a dover affrontare. Io quando ho fatto l'apertura dell'anno accademico, quest'anno ho sottolineato però un dato. In Italia c'è stato un numero elevatissimo, ahimè, e dolorosissimo di soggetti Covid che non ce l'hanno fatta nelle file degli infermieri. Ma questo numero è un numero che, per quanto doloroso e inaccettabile, è comunque in rapporto rispetto al numero di infermieri, al numero di casi che abbiamo avuto e in considerazione del fatto che l'Italia è stato il primo paese europeo a fronteggiare la crisi, dicevo, questo è il numero in relazione al numero generale più basso di tutti gli altri paesi. E questo la dice lunga, dal mio punto di vista, circa la preparazione degli infermieri, la dedizione e anche la preparazione che hanno messo in campo. Il corpo infermieristico ha permesso la trasformazione in una notte di alcuni reparti in reparti Covid. Ha svolto ampiamente tutti i compiti che sono stati assegnati e che sono stati distribuiti ovviamente su tutto il team multidisciplinare, quindi dal medico all'OSS, ad altri professionisti sanitari. Ma la cosa importante che tengo proprio a sottolineare è che il motivo per il quale si è riusciti comunque a far fronte a un'emergenza mai vista nella sua drammaticità, in una maniera assolutamente non solo accettabile, ma encomiabile, è dato dal fatto dell'estrema preparazione delle componenti di questi team multidisciplinare, tra cui anche le capacità e le conoscenze acquisite dagli infermieri oggi. Quindi sono voluto partire da questa considerazione per spiegare anche il perché c'è bisogno poi di avere un percorso che, come vedete, è un percorso articolato, che parte da un corso di laurea triennale, un corso di laurea professionalizzante, quindi dopo questi 3 anni si fa l'esame di Stato e una volta che si è abilitati alla professione prende la laurea e si è abilitati a lavorare fin dal giorno dopo, ma che, come vedete, può prevedere percorsi continui di formazione
Col passaggio, per esempio, a un corso di laurea magistrale di 2 anni per completare quindi il quinquennio, che prevede la possibilità di accedere a master di primo livello se uno studente si è fermato il corso di laurea triennale o di secondo livello se ha proseguito il percorso formativo a livello di laurea magistrale. Permette l'accesso sia al corso di laurea triennale che quello magistrale a corsi di perfezionamento. Mentre il corso di laurea magistrale permette anche l'accesso al dottorato di ricerca, perché vi ricordo che un aspetto estremamente importante dell'infermieristica non è solamente quello dell'aspetto clinico, ma anche quello della continua ricerca clinica in ambito infermieristico proprio, in un ambito specifico. Ci sono quindi dei percorsi sull'organizzazione, sulla ricerca, sulla clinica e sulla didattica. Quindi sono tutti aspetti estremamente importanti che devono coesistere in un professionista sanitario e che per l'appunto vengono poi sottolineati dai percorsi di studio. Il corso di laurea in infermieristica ha sede a Verona e presenta 4 poli, il polo di Legnà e il polo di Vicenza, oltre a quello di Verona nel territorio veneto, e Trento e Bolzano invece per quanto concerne la regione Trentino Alto Adige, quindi con le 2 province autonome. Mi sono presentato come appunto presidente del corso di laurea, un presidente però da solo ovviamente non fa nulla, e c'è un'organizzazione che vedete essere anche abbastanza complessa, che prevede più figure professionali che sono in strettissimo contatto, in strettissimo rapporto per garantire poi allo studente di poter attingere al meglio alle conoscenze che vengono date durante la frequenza di questo corso. Per quanto, e toccheremo in seguito questo punto, non ci interessa tanto o solo darvi delle informazioni. Cioè, quello che ci piace dire è che quello che cerchiamo di fare durante questo triennio è di regalarvi degli occhiali attraverso cui leggere le informazioni, quindi darvi un metodo scientifico. Non è un caso che appunto la laurea magistrale si chiamerà poi in scienze infermieristiche ed ostetriche, scienze. Quindi, quello che noi vogliamo fare non è formare degli infermieri, ma formare degli scienziati, ossia che facciano infermieristica, ossia delle persone con delle competenze infermieristiche e che abbiano al contempo una mentalità scientifica. Perché ci teniamo a sottolineare questo? Perché darvi delle informazioni oggi, fra 10 anni, saranno informazioni non utilizzabili perché diventate ormai vecchie. Darvi invece un metodo scientifico insieme a queste informazioni permette di utilizzare le informazioni oggi e di acquisire un metodo attraverso cui continuamente acquisire nuove informazioni. Dicevo che per far questo abbiamo bisogno di un team in stretto contatto che è fatto dal sottoscritto come presidente del corso di laurea. Lo studente avrà un'interazione costante con il coordinatore, in questo caso la coordinatrice della didattica, la dottoressa Volpato, Eleonora Volpato. E ci sono poi dei tutor universitari che sono fondamentali nell'interazione, diciamo anche quotidiana, e come punto di riferimento per lo studente durante tutto il percorso, sia durante il percorso prettamente accademico, durante le lezioni, sia durante il percorso anche in tirocinio, ovviamente essendo una laurea professionalizzante. Ha un'attenzione particolare sui tirocini. Per questo il tutor si interfaccia anche con degli infermieri supervisori che sono poi disponibili in reparto, che sono ovviamente un personale che è formato specificamente non solo in quanto infermiere, ma anche per fornire un supporto didattico, un supporto quindi da docente allo studente. Abbiamo parlato di tirocini, una piccola nota.
Ci tengo a sottolineare il fatto che, a quanto riferiscono i dati del Ministero, al momento Verona è stato l'unico corso di laurea in infermieristica in Italia che anche l'anno scorso, durante l'emergenza Covid, ha assicurato, ovviamente in tempistiche differenti, lo svolgimento pieno del percorso di tirocinio su tutti gli anni e su tutti i poli e sedi. Lo studente non si interfaccerà solo con la segreteria didattica, con la dottoressa Di Giovanni, con appunto gli infermieri supervisori, il team di tutor e la coordinatrice, il presidente, ma avrà sempre accesso a un servizio fornito dall'Università di Verona, che è quello, è il servizio di inclusione e accessibilità per qualsivoglia problema che possa intercorrere durante il percorso formativo. Non ho intenzione di essere particolarmente pedante. Abbiamo sputato sangue per produrre una guida ai programmi di insegnamento che trovate disponibile al link sotto indicato e che vi spiegherà nel dettaglio le finalità di ogni singolo insegnamento, i contenuti che sono presenti nei vari moduli, se sono presenti più moduli, chi sono e come risponderanno poi le richieste all'esame. È una sorta di contratto, di patto didattico che si va a instaurare. Quindi è a disposizione, così come rimarremo poi a disposizione nel caso ci fosse bisogno di chiarimenti ora o in futuro attraverso le mail. Come sapete, le norme di ammissione per essere ammessi poi al corso di laurea è la presentazione di una domanda online, la scelta con tre possibili scelti tra i corsi di laurea e diverse sedi, e ovviamente poi ci saranno gli esiti con eventuali ripescaggi. Il test di selezione prevede 60 quesiti tipicamente con appunto cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica, matematica. Trovate a livello del sito di Ateneo le indicazioni per orientarvi alla preparazione dell'esame. Dovete andare sotto la sezione orientamento allo studio e troverete per l'appunto i test di ammissione degli anni precedenti. Abbiamo detto che non cerchiamo semplicemente di inculcarvi informazioni, non vogliamo creare delle scatole vuote in cui siano riposte una certa quantità di nozioni. Vogliamo fornire una certa mentalità che permetta di passare dalla teoria alla pratica, e questo è possibile attraverso esercitazioni in laboratori, ne avremo probabilmente esempi, l'attività di tirocinio, ma ultimo, ma non ultimo, anche lo studio che dovrete avere. Quindi ricordatevi sempre che in università si deve formare una diade tra il docente e il discente. È una diade fondamentale, non è mai un singolo studente, non è mai un singolo docente. Vale per i docenti, vale per i tutor che ovviamente vi accompagnano. E attenzione, gli esami non sono fatti per giudicare una persona, ma sono fatti semplicemente per appurare che questa persona abbia ha le conoscenze minime per poter apprendere poi dagli esami successivi, B, capito il ragionamento logico che deve utilizzare per poter utilizzare poi le informazioni che ha acquisito. Naturalmente, essendo una laurea professionalizzante in ambito sanitario, l'osmosi con l'ospedale attraverso ovviamente il tirocinio è fondamentale, ma non sarà semplicemente il tirocinio. Pensate che il 60% del corpo docente deve ovviamente per regolamento venire dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questa osmosi culturale è continua e costante. E ancora di più dimostra quanto vi stavo dicendo in precedenza, ossia che non saranno delle nozioni che rimarranno tali, ma ci interessa l'applicazione di queste nozioni.
Per tutte le informazioni pratiche vi rimando ovviamente alla pagina web della laurea di infermieristica dei diversi sedi, poli o della sede, che è sotto la pagina della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona. Troverete il piano didattico, gli esami, i docenti e quindi troverete ovviamente tutte le informazioni necessarie. La laurea triennale in infermieristica, abbiamo detto, vede circa 260-256 posti a concorso per Verona, diviso in due canali, quindi comunque matricole pari e dispari, 90 posti a Vicenza, 140 a Trento, 90 a Legnago e 150 a Bolzano. Siamo molto attenti agli scambi internazionali e all'Erasmus, ovviamente non in questo periodo in cui il viaggio è reso difficile tra regioni, figuriamoci tra nazioni, ma ovviamente la situazione Covid sarà una situazione, come tutte le situazioni biologiche, una situazione in biologia è una situazione fluida e dinamica, e quindi ci aspettiamo e speriamo, confidiamo in un cambiamento nel prossimo futuro e ovviamente saranno ripristinati quanto prima tutti gli scambi internazionali che permettano poi allo studente di avere una serie di feedback culturali anche in situazioni relative ad altri paesi. Chiudo con le ultime due slide, che forse sono quelle che possono interessare di più. Per il nostro corso di laurea abbiamo tra il 90 e il 95%, a seconda dei poli che vi ho indicato, presi in esami, di occupazione un anno dopo la laurea. Quel 10-5% che manca non è che non trova lavoro, perché come vediamo è tra l'1 e il 6-7%, a seconda sempre dei poli, di quelli che stanno cercando attivamente. Quindi la restante parte ovviamente o sono studenti che hanno deciso di continuare la laurea di secondo livello, quindi la laurea magistrale, dove è possibile accedere direttamente dal triennio, o sono studenti che hanno deciso di non trovare quell'occupazione, hanno trovato altra occupazione. Quindi questo è giusto per farvi capire come la possibilità di sbocco professionale è ovviamente enorme. Ora, questo aveva il senso di un'introduzione molto generale. C'è però chi è molto più, diciamo così, dentro del sottoscritto rispetto a quanto ho detto, che la dottoressa Battistoni in questo caso, non so se c'è anche la dottoressa Volpato, che sono appunto la dottoressa Volpato, la coordinatrice di Verona, e la dottoressa Battistoni, una tutor sempre del gruppo di Verona. E poi abbiamo quattro studenti che sono gentilmente prestati a condividere le proprie esperienze e quindi a dare dei feedback rispetto alla veridicità o meno di quanto ho appena asserito, e che senz'altro saranno anche disponibili per dare poi dei feedback diretti a chi avesse poi delle domande. Vi ricordo di utilizzare il pulsante Q&A, quindi Question and Answer. Chi ha la versione italiana è DER, domande e risposte, okay, a cui risponderemo molto volentieri. Dottoressa Battistoni, se. Lascio a lei la parola. Ecco, buongiorno a tutti, grazie professor Fabene. E mi permetto di aggiungere che c'è anche la collega Laura Silvetti che ha collaborato con Ah, noi scusi, mi in questo scuso. progetto. Mi permetto di Sì. che abbiamo insomma questa iniziativa che già anche l'anno scorso ha coinvolto appunto studenti di terzo anno, come diceva lei. E insieme ai ragazzi, anche con la supervisione della coordinatrice della professoressa Volpato, abbiamo preparato appunto delle slide, un po' di presentazione anche noi per entrare nel vivo, come diceva lei, che condivido ora nello schermo. Allora, solo
Scusate un attimo. Bene. Allora, non so, i ragazzi li ha già presentati, non so se loro vogliono, non so, dire il proprio nome o comunque via via che intervengono. Ragazzi, io mando avanti le slide. Se volete dire voi, insomma, così chi ci ascolta identifica effettivamente chi sono gli studenti di terzo. Prego, ragazzi. Io sono Giulia Perri, sono appunto una studentessa del terzo anno. Ok. Poi Ciao a io tutti. sono Melissa Fradi, anch'io studentessa del terzo anno. Vai tu Alessio, vado io? Ok. Alessio, Vado vai, io. vai. Allora, ciao a tutti, io sono Francesco, sono studente del terzo anno dei canali Pari. Ok. E poi abbiamo Alessia, vero? Non so se ci sente. E io sono Alessia Pesarin, anch'io studentessa terzo anno. Mi sentite? Sì, Mi perfettamente. sentite? Sì, Ok. perfetto, Ok. Bene. Ecco, quindi questo è un po' il gruppo che con cui abbiamo lavorato. E per questo momento, appunto, abbiamo preparato. Scusate che non mi va avanti. Ecco qua. Ecco. Siamo partiti da qui e quindi c'era, se non sbaglio, Giulia, io, sì. che appunto iniziava un po' questa parte, Certo. e ci scambiamo un po', insomma, in base a quello che abbiamo preparato. Certo. Partiamo quindi con questa domanda, chi è l'infermiere? Penso che sia una domanda che ci siamo un po' posti tutti all'inizio di questo percorso comunque di laurea. E dunque, come riportato nel decreto ministeriale 739-94, l'infermiere è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. Dunque, questo decreto ministeriale comunque ha sancito l'entrata di questa professione appunto nell'ambito delle professioni sanitarie e ne ha delineato comunque il profilo professionale. Sicuramente ad oggi l'infermiere professionale appunto ha delle responsabilità specifiche, si occupa di identificare i bisogni appunto di salute del paziente, appunto della collettività. Sicuramente di pianificare e gestire poi l'assistenza appunto infermieristica, per cui ha sicuramente un'autonomia decisionale e all'interno poi dell'equipe di cura ha un ruolo attivo, per cui ha un ruolo di prevenzione, di appunto di cura, di promozione appunto della salute e il suo comportamento, comunque chi è chiamato ad essere, è regolato dal codice deontologico, dalla legge appunto dell'etica. Poi andando avanti, rimarchiamo un po' quello che è già stato detto dal presidente appunto del corso di laurea per quanto riguarda la formazione infermieristica. Il corso di laurea appunto che ha la durata di 3 anni fornisce comunque una formazione di base e apre poi appunto la strada ai master di primo livello che comunque permettono di incrementare appunto le conoscenze specifiche clinico-assistenziali in determinate appunto aree dell'assistenza. E poi appunto apre anche la strada alla laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, una formazione avanzata durata poi di 2 anni. Ci sono i master di secondo livello e il dottorato di ricerca, come era già stato detto, sottolinea poi un aspetto importante, un ruolo importante dell'infermiere che è quello di promuovere comunque la ricerca scientifica, soprattutto il costante aggiornamento che è richiesto da questa professione. Per quanto riguarda le opportunità professionali, l'infermiere può appunto lavorare come dipendente pubblico o come libero professionista in differenti appunto ambiti. Sono i reparti di degenza ospedalieri, gli hospice, i servizi domiciliari territoriali, di prevenzione e sanità pubblica, i servizi ambulatoriali, i centri di assistenza per disabili, i servizi di emergenza territoriali ed ospedalieri, i centri di riabilitazione, le lungodegenze e le strutture per post-acuti. Andiamo avanti. Sì,
Qui ripercorriamo un po' quello che è il ciclo dell'apprendimento clinico, che in parte appunto il nostro presidente ci aveva già un po' appunto presentato, ricalca un po'. Il nostro corso, appunto, vedete, è un corso che ha una circolarità, nel senso che si alternano dei periodi in base a quello che è il calendario accademico, di teoria, di laboratori professionali, poi entreremo meglio nel merito rispetto a questo, momenti di sessioni di briefing, di pratica clinica in tirocinio, di debriefing, quindi di riflessione rispetto all'esperienza che è stata fatta anche in tirocinio, e momenti poi anche di valutazione. E quindi mi aggancio a quello che ha detto il professor Fabene, non tanto di valutazione sulla persona, ma di valutazione di quello che è l'apprendimento del professionista che vogliamo formare, dello studente che sta creando e costruendo la sua identità professionale durante quello che è il percorso del triennio. E questa circolarità ha una sua motivazione, il fatto anche di garantire di avere la parte teorica, i laboratori, cioè situazioni protette in cui ci si prova prima di andare a sperimentarsi direttamente sul paziente nella situazione reale, servono proprio per dare allo studente una certa sicurezza ed una eticità anche per la sicurezza e essere garanti per il paziente. Poi vedremo nello specifico esatto questo tipo di attività. È proprio un corso che a 360 gradi percorre, diciamo, affronta più aspetti per garantire proprio la formazione di un professionista consapevole e competente del ruolo che poi andrà a rivestire. E un accenno che avevamo pensato di fare proprio su quello che avviene poi per quanto riguarda i crediti formativi universitari, e nel senso che troverete all'interno della home page, come già stato indicato, tutte le spiegazioni in merito a come è strutturato appunto il corso. Di fatto c'è un utilizzo di quelli che sono i CFU universitari, che sono appunto un'unità di misura che viene usata in ambito universitario per indicare quello che è la quantità di impegno che viene richiesto rispetto alle diverse attività proposte. E quindi un esempio che c'è qui sotto è riferito ad esempio ad un anno che è il primo anno. Aveva già presentato il professor Fabene quelli che sono i crediti e le ore per ciascun anno di formazione, e un CFU corrisponde non sempre allo stesso orario. Un CFU può corrispondere a 30 ore di attività come a 12 ore di attività in relazione a quello che è appunto il piano di studi e il tipo di attività svolta. Vi rimando però appunto alla sezione interna al corso, dove nel dettaglio poi questi aspetti sono spiegati molto meglio. Qui non ci soffermiamo perché è già stato appunto presentato e lo trovate bene nel dettaglio, quelli che sono gli insegnamenti da un punto di vista teorico nel triennio, che affrontano diverse aree, appunto, se nel primo anno molto orientato ad aspetti di morfologici, funzionali della vita, la promozione della salute, la fisiopatologia, l'anatomia, sul secondo anno ci si sposta molto su aspetti specifici di clinica e di conoscenze proprio di infermieristica, sia clinica in area medica e chirurgica, per poi andare al terzo anno su aspetti più organizzativi, di metodologie da un punto di vista per quello che sono la ricerca basate su evidenze e aspetti anche legali, deontologici, professionali. Per quanto riguarda invece, entriamo quindi nell'argomento che è stato prima introdotto, sui laboratori professionali. Che cosa sono? All'interno appunto del nostro corso, oltre a quelle che sono le lezioni teoriche, come dicevo prima, ci sono i laboratori professionali. Sono previsti appunto dal piano di studi e consentono allo studente di sperimentarsi, anticipano quindi le esperienze di tirocinio e consentono di sperimentarsi in un ambiente protetto, di allenarsi, di applicare i principi teorici che sono stati affrontati nella teoria proprio nella pratica clinica, e quindi aiutano lo studente a far sì che l'impatto emotivo venga ridotto prima di andare a provarsi
in situazioni reali e garantire, come dicevo prima, eticità e sicurezza sia per lo studente che per i pazienti. Per fare un esempio, in tutto questo ci riferiamo a sessioni dove, rispetto sia ad alcuni aspetti di situazioni di casi clinici, ad esempio l'assistenza e la gestione di un paziente con scompenso cardiaco, quindi laboratori di tipo cognitivo dove simuliamo dei casi o prendiamo anche dei casi reali talvolta, e in gruppi, in piccoli gruppi guidati da un tutor, si va a discutere, a ragionare, a ricercare le motivazioni rispetto alle scelte assistenziali nella gestione di questi di alcune situazioni cliniche, oppure nello specifico su aspetti molto tecnici, quali ad esempio la rilevazione dei parametri vitali, piuttosto che il prelievo venoso, e quindi uno spazio dedicato, proprio è un reparto simulato, abbiamo tutti i manichini, oppure in questo caso del prelievo braccia sintetiche, dove lo studente si può proprio provare con la supervisione del tutor, e quindi la possibilità di sbagliare, di provare e riprovare in questa situazione protetta, prima poi di andare sul paziente. La cosa fondamentale è anche questa: la circolarità del nostro percorso fa sì che prima di affrontare un collaboratorio, la garanzia che i contenuti teorici sono già stati dati, di conseguenza lo studente ha questa possibilità di applicare il bagaglio teorico alla pratica clinica. Quindi parliamo un po' del tirocinio e do la parola. Mettiamo il video allora, ragazzi, adesso. Ok, scusate. Condivido allora un video che ci presenta meglio quelle che sono le attività di laboratorio. Si vede? Laura, c'è un audio? Perché l'audio si sente se tiri via il blocco del microfono. Fire in their eyes, I see stronger than the heart of steel starts to grow. We give it fire for all, fire.
belly, it's so hard to control. Cause they're taking too much hits to go blow, blow. Not lighting, I just stand back, watch him explode. She's got lions in her heart, the fire in her soul. He's got a beast in his belly, that's so hard to control. Cause they're taking too much hits to go blow, blow. Not lighting, I just stand back, watch him explode. Bene. Ecco, scusate che a un certo punto ho tolto involontariamente io l'audio. Scusate. E allora, possiamo procedere con l'altra parte relativa appunto al tirocinio. Questa era la presentazione dei laboratori. Prego. Buongiorno a tutti. Io sono qui per appunto parlarvi brevemente del tirocinio professionale, ovviamente dal punto di vista di uno studente, cosa che in un futuro sarete anche voi probabilmente. Allora, diciamo che il tirocinio professionale, come già detto dal presidente alla fine del corso di laurea, ha un'attenzione particolare di per sé, nel senso che gli si pone per tutti e tre gli anni un'attenzione davvero particolare, essendo l'anello di congiunzione tra, alla fine, quello che è l'università e poi quello che andremo a fare a livello lavorativo. Diciamo che ve ne renderete molto conto fin da subito, essendo una realtà che si presenta due volte all'interno del primo anno, due volte durante il secondo e tre volte durante il terzo anno. Il tirocinio quindi avrà parte, veramente una parte preponderante di tutto il vostro percorso universitario. Non dico di più degli esami, ma ha veramente una parte fondamentale del vostro percorso. Allora, diciamo che ovviamente durante tutti e tre gli anni comunque il percorso di per sé cambierà, nel senso che man mano che ovviamente avrete delle conoscenze differenti a livello teorico potrete sfruttarle e provarle attraverso appunto i laboratori, come abbiamo appena visto nel video, e di conseguenza poi metterle in pratica anche durante il tirocinio. Quindi di conseguenza durante gli anni gli obiettivi cambieranno. Fondamentali per raggiungere questi obiettivi saranno i tutor. Quindi sono queste figure che praticamente ci accompagnano durante tutti i percorsi di tirocinio e durante appunto tutti e tre gli anni, delle figure che comunque ci tutelano, ci danno una mano ovviamente a inserirci all'interno di un tirocinio, perché comunque è un ambiente che le prime volte, insomma, diciamo non si è abituati decisamente a cos'è un tirocinio, quindi ci daranno una mano, insomma, durante i primi, ma in realtà durante tutta la triennale, insomma, a inserirci all'interno di questi tirocini. E posso dirvi che sono delle esperienze davvero particolari e uniche, nel senso che sono, diciamo, percorsi alla fine che possono già farvi capire fin dal primo anno se appunto questo tipo di laurea fa per voi, nel senso che sono una peculiarità nostra, tantissime università di per sé non hanno all'interno del proprio percorso il tirocinio, e la nostra fin dall'inizio direi che è una cosa fondamentale che può aiutare chiunque a capire proprio se questo è il suo percorso e al contrario, se uno sa già che questo è il proprio percorso, a migliorarlo ancora di più e a vederlo con mano fin dall'inizio. E proprio per questo appunto credo sia veramente importante la motivazione che si mette prima ancora di iniziare i tirocini, ma anche la stessa che può derivare dai tirocini, come è accaduto a me. E, diciamo che appunto man mano che si prosegue durante questi tre anni, alla fine vedrete come di conseguenza maturerete voi a livello universitario, di conseguenza lo vedrete anche all'interno dei tirocini, perché potrete fare più cose e saprete farle meglio, ovviamente. Di questo in automatico vi darà molta motivazione per poter sia proseguire al meglio, vi invoglierà molto anche a proseguire ciò e avere fame di conoscenza, nel senso che ogni tirocinio di per sé alla fine è un'esperienza nuova, in un certo senso, che si potrà andare a fare in un reparto differente, e questo vi permetterà veramente di avere fin dall'inizio una visione di ciò che andrete a fare dopo in maniera molto
Molto, molto, molto forte. E come vedete nella prima slide, appunto, le prime due foto che vedete sono Borgo Roma e Borgo Trento, i due rispettivi ospedali universitari che abbiamo, le due sedi, diciamo, principali. Se passiamo alla slide successiva, invece, potremmo notare come praticamente ci sono San Bonifacio, Negara e Peschiera, che sono le cosiddette sedi esterne, quindi queste sono principalmente quelle che nei primi due anni potrebbero essere le vostre sedi di tirocinio. In basso a sinistra potete notare come in realtà c'è anche appunto scritto residenze sanitarie assistite e assistenza domiciliare territoriale, perché al terzo anno l'offerta, diciamo, formativa si amplia dal momento che avremo conoscenze maggiori e competenze maggiori, e quindi in automatico avremo anche questa possibilità oltre alle sedi esterne e le due centrali. E ecco, questo è un riassunto veloce di quello che è il tirocinio e di come lo può vedere uno studente, ciò che appunto sarete voi, mi auguro. Ecco. Passo la parola adesso alla mia compagna di corso, che proseguirà a illustrarvi tutto il percorso della nostra università. Ecco, buongiorno di nuovo a tutti. Ovviamente, come anticipato da Francesco prima, per affrontare al meglio l'esperienza di tirocinio bisogna partire dalla teoria. Infatti le lezioni teoriche e di conseguenza la preparazione agli esami sono un modo fondamentale per partecipare attivamente alla vita universitaria e acquisire quelle conoscenze che poi andranno applicate nel tirocinio tramite la pratica. Un coinvolgimento attivo da parte degli studenti è molto utile per agevolare la propria preparazione in vista degli esami universitari. Infatti, ascoltare i professori durante le lezioni e intervenendo attivamente, ponendo domande oppure anche chiedendo curiosità, aiuta a fissare meglio i concetti fondamentali più importanti, in modo da non arrivare a ridosso degli esami impreparati, avendo così meno preoccupazioni ed essendo anche meglio preparati appunto nell'affrontare questa cosa, che è ben diversa dalle verifiche che ci sono alle superiori, ecco. E vi assicuro che però non ci sono solo ore di teoria pura. Queste sono integrate da diversi momenti in cui viene chiesta partecipazione attiva e varie attività pratiche esterne, come i laboratori che avete avuto l'occasione di vedere prima nel video, oppure anche attività di approfondimento, come ad esempio seminari su diversi temi, come possono essere le dipendenze, le infezioni, insomma, queste cose qua. La cosa principale di cui volevo parlarvi è il salto che si fa tra le scuole superiori e l'università vera e propria. Infatti, da quando entrerete nell'Ateneo, la responsabilità sarà tutta nelle vostre mani, sia per quanto riguarda la gestione del tempo che per l'attenzione posta durante le lezioni e così via. Infatti si diventerà molto più autonomi nel gestire il proprio tempo per lo studio. La cosa, diciamo, positiva di tutto questo è che non ci saranno continue verifiche e interrogazioni in itinere, come invece capita spesso e volentieri alle superiori, ma sarà a voi capire il modo migliore per poter studiare. Il consiglio più importante che possiamo darvi è distribuire il carico di studio durante il semestre, evitando così di trovarsi a ridosso dell'esame impreparati. Qua vi abbiamo inoltre riportato una frase un po' provocatoria, ovvero si chiede: quando è meglio iniziare a studiare per l'esame? Gennaio alle porte. E da parte mia posso dirvi che studiando man mano durante il corso del semestre delle lezioni, i concetti che vengono spiegati vengono memorizzati in maniera molto più facile e si arriva all'esame in tempo, preparati e senza ansie. Anche perché dovete ricordarvi che questi concetti teorici poi saranno fondamentali nell'esperienza di tirocinio, perché la cosa bella di questo corso di laurea è che tutto ciò che viene imparato viene anche poi applicato. Quindi il pensiero finale, diciamo, è che bisogna porsi degli obiettivi, impegnarsi nel raggiungerli e non perdere mai la motivazione, perché alla fine, se si applicano tutte queste cose, i risultati arriveranno. Continuo io parlando dell'esperienza di tirocinio, riprendendo un po' il discorso che ha fatto anche Francesco prima. Il tirocinio è un ambiente in cui tu ti metti alla pratica, applichi tutto quello che hai appreso durante le lezioni e anche di quello che hai applicato nei laboratori. È un momento in cui tu cresci, perché mettendoti in pratica
ti mostri davanti a un supervisore, apprendi nuove cose, evolvi nel tempo e è un'esperienza che ti può cambiare molto perché entri in contatto con tutto l'ambiente infermieristico, l'ambiente anche medico, col paziente ed è proprio un momento in cui tu sei il protagonista, sei tu al centro di tutto che impari, soprattutto nei primi anni, le prime esperienze, e sei anche affiancato, non sei messo lì indipendente, hai comunque un tutor che ti segue, ti supporta, ti dà le indicazioni giuste, hai anche un infermiere inoltre che ti affianca nelle varie attività, ti suggerisce il metodo più adeguato e è un'esperienza che tu puoi ritrovare in tutti i 3 anni e più vai avanti più ti mostra il fascino che ha questo ambiente. Il tirocinio può anche essere considerato come un'anticipazione proprio dell'esperienza lavorativa dell'infermiere, quindi della propria professione. E andando avanti, possiamo anche considerare il tirocinio all'interno della vita universitaria, che non è formato soltanto da anni di studio molto intensi, però pieni di soddisfazione, ma è anche proprio un percorso che ti fa crescere e ti forma per diventare il professionista del futuro che sarà in grado di avere in sé, nelle sue mani, la propria conoscenza e la responsabilità nell'ambito che ha scelto di professare. Bene. E quelle che sono un po' la presentazione delle slide sono concluse e non so, professore, come preferisce che... Adesso non ci sono... Beh, grazie ovviamente mille a tutti per il contributo. Al momento non abbiamo domande. Mi sono fatto però un paio di punti, visto che avete lanciato, come sempre, dicevamo prima che sia una diade, no? Docenti, studenti, e uno alimenta la curiosità dell'altro e così uno lancia l'assist all'altro. Alessia parlava, diceva, ha sottolineato la differenza tra essere studenti delle scuole superiori e essere studenti universitari. È una differenza importantissima questa. Ha posto giustamente l'evidenziatore sull'aspetto cruciale, ossia che qua si diventa protagonisti e artefici del proprio futuro. La cosa è molto importante, c'è un cambiamento di paradigma che non tutti gli studenti riescono fin da subito a capire. All'università è molto diverso che alle superiori, non per la difficoltà, ma proprio per l'approccio. Alle superiori importa tutto sommato un processo di crescita, importa tutto sommato vedere una certa dedizione e applicazione e non importa magari se poi il target non viene pienamente raggiunto, ma se c'è in stato impegno, buona volontà, eccetera, questo viene premiato. In università è molto diverso. Noi come docenti dobbiamo premiare, durante gli esami, dobbiamo essenzialmente valutare, ripeto, non giudicarvi, ma valutare se le quantità di informazioni sono sufficienti per poter andare in tirocinio, per poter andare ad apprendere altre informazioni e per non essere di un problema per voi stessi, ma in primis ancora per i vostri pazienti. Quindi, essenzialmente, noi non andiamo a valutare l'impegno, perché l'impegno lo diamo per scontato. Quando uno paga le tasse per seguire un'università che non è più scuola dell'obbligo, diamo per scontato che abbia l'interesse e la voglia, okay, di seguire queste informazioni. Quello che dobbiamo valutare, quindi, sarà, e quello che valuteremo, sarà se, indipendentemente dalla buona volontà, queste informazioni minime sono state raggiunte. Questo è il senso dell'esame universitario. Quindi, e questo è anche il senso, e lo sottolineo qua, dell'obbligatorietà della frequenza. Perché? Quando si dice che c'è la frequenza obbligatoria al 75%, non è per cattiveria, e è indipendente poi il motivo per il quale uno studente abbia perso le restanti parti, per malattia, per lutto, per altro. Perché il problema nasce proprio dal fatto che si pensa... che il legislatore ha pensato che la diade, quindi l'unione del docente in presenza più gli studenti, facciano 1+1=3, ossia facciano qualcosa che è impossibile da ottenere con una lettura passiva di un libro di testo.
Questo è il motivo per il quale noi abbiamo ovviamente messo davanti a tutto come priorità la salute degli studenti, abbiamo interrotto le lezioni, siamo andati in DAD, ma è anche il motivo per il quale appena possibile abbiamo subito riaperto per gli studenti del primo anno la frequenza all'università, quando è stato reso possibile. Quindi giusto per farvi capire quanto crediamo in questa diade, in questa unione di intenti, proprio perché uno più uno faccia tre. E il tutto questo nasce come diretta conseguenza della cosa che diceva Giulia, ossia la responsabilità. Avete notato che si conclude il decreto del 94, okay, con la parola che l'infermiera è responsabile di. Guardate che è una pietra miliare, perché fino a quel decreto quello che succedeva è che la responsabilità era del medico. L'infermiere sbagliava, la responsabilità era del medico. Ora, cioè, sono casi in letteratura in cui il medico ha dato indicazioni errate, è stato condannato anche l'infermiere perché le ha portate avanti, perché è stato riconosciuto da chi doveva dare giudizio che la quantità e la qualità soprattutto delle informazioni a disposizione dell'infermiere è necessaria per capire se questo è accurato o meno. E questo è per far capire, e lo uso, per sottolineare una cosa, perché adesso tutto sommato l'Open Week è per guadagnare nuovi studenti, ma io non voglio determinati studenti. Gli studenti che io non voglio nel nostro corso sono gli studenti che pensano che infermieristica sia il corso di medicina lavato, ok, e ristretto, infeltrito. Non voglio studenti che pensano che l'infermiere sia il figlio di un dio minore del medico. Non è assolutamente così. L'infermiere oggi è un professionista assolutamente paragonabile agli altri professionisti, con le proprie competenze ben determinate. E il motivo per il quale poi vi viene richiesto un certo tipo di impegno è proprio legato a quello che ho appena detto, è proprio alla responsabilità che abbiamo. Vedo che ci sono due domande. Angela chiede se l'università offre alloggio per gli studenti o li aiuta in questo. L'università ovviamente si appoggia all'ESU, che è l'ente che si occupa poi di questo tipo di supporto, anche con le mense. Ovviamente poi a seconda dei vari parametri che vengono utilizzati ci potrà essere appunto fruibile poi l'alloggio o l'accesso a prezzo ridotto o gratuito della mensa. Dopo la laurea triennale in infermieristica, che corsi e specializzazioni si possono intraprendere? Allora, senz'altro quello che si può fare è la laurea magistrale, abbiamo detto. Si possono intraprendere dopo la triennale tutti i master di primo livello, tipicamente delle professioni sanitarie, e i corsi di perfezionamento. Ma forse sia la dottoressa Battistoni che Silvetti hanno più informazioni su questo. Professore, sì, allora avevamo, non so se ritiene che ricondivido, c'era una slide che sintetizzava un po'. Almeno rispondiamo in maniera più appropriata di quanto fatto. Porta. Non riporta esattamente tutti i master, perché appunto sono notevoli, sono molte le opportunità che abbiamo come master del primo livello, è aumentata fortemente negli ultimi anni. Noi abbiamo riportato alcuni esempi, ad esempio nello specifico sulle cure primarie e sanità pubblica, sul management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie, che è il coordinatore infermieristico, oppure anche dei master di infermieristica di area critica, per esempio. Ce ne sono molti altri che offre l'università a cadenza appunto rispetto alla durata di vari anni, che in base all'attitudine e
che un infermiere poi vuole approfondire ulteriormente o aumentare le sue competenze in quello specifico ambito, l'opportunità c'è da parte dell'università, anche dei master specifici in ambito della sala operatoria, per esempio, c'è un'offerta veramente ampia da questo punto di vista. Adesso non so se ritiene che faccio qualche altro esempio sul rischio clinico, cioè abbiamo veramente in ambito pediatrico, c'è una forbice ampissima proprio che ci dà questa grande opportunità da poter approfondire. Poi ovviamente anche tutti i master in tutta Italia, insomma, nel senso che deve essere chiaro che il percorso formativo, una volta ottenuto la laurea di primo livello, può essere poi espletato anche da altre parti, quindi non c'è ovviamente un vincolo sull'università, se non ovviamente un piacere nostro nel mantenere gli studenti e nel fornire il più possibile insomma, delle vie di uscita professionali. E c'è un'altra domanda: è possibile fare l'esame d'ammissione senza aver conseguito ancora il diploma? Boh. La risposta mia è boh. Bella domanda. No, il motivo per cui non sono sicuro è perché c'è stato un po' uno sfasamento di tutte le varie procedure causa Covid e quindi ho paura di dare informazioni sbagliate, quindi di questo... Da scienziato, quando non so una cosa preferisco dire che non la so anziché tirare a caso. Facciamo l'esempio pratico è che l'anno scorso il primo anno della laurea magistrale non è partito proprio a causa di questa emergenza Covid, quindi c'è stato uno slittamento in avanti di tutta una serie di tempistiche, quindi sotto questo profilo in questo momento non so dare una risposta. Non so, Laura, se o... No, professore. Non so, l'altra collega. Non so, professore, Giulia Perri, lei ha l'esperienza proprio rispetto alla domanda per quanto riguarda l'alloggio. Prego. Se Giulia vuole portare il suo contributo in merito come studente anche fuori sede. Certo, sì. Sarebbe ottimo. Sì. Io non vivo negli alloggi dell'università per quanto riguarda l'ESU, vivo in un collegio universitario comunque di merito che è riconosciuto dall'università e Verona comunque ha un'eccellenza sotto questo punto di vista. Mi sento di portare la mia esperienza perché a 18 anni comunque quando vai via di casa non è semplice comunque abbandonare il proprio mondo, la propria quotidianità, per cui ritrovarsi in una nuova città sicuramente non è semplice e il collegio universitario ti aiuta moltissimo. Adesso non so se... Ah, oh no, ok. Non è una domanda in merito. Comunque io Verona l'ho sempre amata, quindi fin da subito ho avuto le idee ben chiare che sarebbe stata poi la città in cui avrei voluto studiare. Avevano studiato qui i miei cugini, per cui ho raggiunto anche loro. Poi io sono calabrese, non sono di Catanzaro, quindi ho fatto un po' di strada per arrivare fin qui. Però ne vale assolutamente la pena, perché Verona offre tantissimo dal punto di vista formativo. L'Ateneo di Verona comunque è fra i migliori in Italia e poi la città stessa ha una bellezza unica e anche la qualità di vita comunque è veramente bella. E per quanto riguarda invece la vita universitaria, sicuramente come nuovo approccio sicuramente assumi delle responsabilità che prima non avevi, vai via dal nido, vai via da casa e devi assumerti appunto tutte le tue responsabilità per quanto riguarda la carriera universitaria, per quanto riguarda la vita, l'aspetto economico, sono tutte piccole cose che si uniscono e che ti rendono poi una persona grande. E sicuramente anche il percorso universitario che, se vorrete appunto scegliere il percorso appunto di laurea in infermieristica, ti fa crescere ancora di più, e ti rende sicuramente autonomo, ti fa capire realmente quello che può essere poi il tuo futuro. Io infatti, come hanno detto anche i miei compagni, pian piano, giorno dopo giorno, grazie ai tirocini ho imparato a essere
essere convinta di quel che sto facendo e soprattutto essere orgogliosa oggi più che mai, soprattutto in questo contesto un po' particolare, emergenziale, sono orgogliosa di quello che sto facendo. Quindi mi sento di veramente consigliarvi questa esperienza e di godervi poi gli anni universitari perché sono belli e sono intensi e definiranno poi il vostro futuro. Quindi fatelo realmente con la migliore voglia, appunto. Grazie mille Giulia per aver condiviso insomma questa esperienza. Angela ci chiede se può dire qualcosa in più rispetto a Trento. Allora, da una parte sì, senz'altro in questo caso la coordinatrice è la dottoressa Anita Bevilacqua. Trento abbiamo detto ha 140 posti e l'organizzazione del corso è assolutamente un'organizzazione sovrapponibile a quanto abbiamo fin qui detto. Nel sito dell'Università di Verona, del corso di infermieristica, troverete la guida allo studente anche per quella sede, quindi tutte le varie informazioni sono sulla guida. Quello che posso dirvi è che per tutte le sedi e i poli, quindi comunque per Verona e per gli altri quattro poli, c'è una costante condivisione dei programmi, confronto tra coordinatori e tutor, e programmi tra gli esami, quindi dei corsi che vengono erogati. Quando vediamo che un polo è riuscito a erogare un servizio che è stato particolarmente apprezzato dagli studenti e questo viene messo in condivisione ed è disponibile anche presso gli altri poli o altre sedi, la sede principale. Quindi ovviamente non ci sono delle peculiarità così forti, se non ovviamente per l'ambientazione e ovviamente legato al fatto che il contesto poi del tirocinio è legato ovviamente alla realtà dell'area di Trento, insomma. Quindi questi sono, però i programmi sono chiaramente estremamente sovrapponibili. Vediamo se ci sono altre domande. Bene, se non ci sono altre domande, io saluterei i presenti, ovviamente voglio ringraziare personalmente Alessia, Francesco, Meissa e Giulia per la condivisione dell'esperienza, ovviamente la dottoressa Silvetti e la dottoressa Battistoni che sono spese molto per l'organizzazione dell'Open Week, ma non solo, perché comunque si spendono moltissimo. Perché, ripeto, senza i tutor il corso di laurea imploderebbe, perché è basato sulla condivisione costante e il costante osmosi tra studenti, tutor e altri docenti. E quindi vi saluto. Se avete altre domande, mandate pure mail e cercheremo poi magari anche risposta alle domande che non siamo riusciti a rispondere adeguatamente. Arrivederci a tutti. Grazie, Grazie. grazie. Sì, beh, La grazie. mail è sempre nome.cognome@univr.it, quindi vi fornisco la mia mail. Nel frattempo ringrazio anch'io, penso insomma anche a nome di Silvia, sì, di Elisa. E di, insomma, è anche della collega. È stato insomma un bel momento anche per noi perché è da parte nostra, insomma, come tutor, come diceva lei, però è una soddisfazione, cioè la gratificazione ce la danno gli studenti da questo punto di vista. Quindi se in tirocinio c'è molto dai pazienti e dai colleghi, qui per noi è una enorme gratificazione collaborare, avere la gratificazione degli studenti. Quindi grazie davvero. Benissimo, Grazie grazie a tutti e ci vediamo tutti a Verona allora. Arrivederci. a tutti. Esatto. Arrivederci. Arrivederci, grazie.